Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Il sole c'è, finalmente. Questa è la sala del sessantesimo, una delle sale appunto creata 12 anni fa, quando ci fu il sessantesimo anniversario di Cannes. E di solito qui ci fanno le proiezioni dei film il giorno dopo, le repliche del giorno dopo. Se vedete in fondo c'è il mare, e ecco, finalmente sembra primavera oggi. Allora, vi voglio parlare oggi del film d'apertura della Quinzaine des réalisateurs, che è una sezione parallela gestita dall'associazione degli autori, dei registi cinematografici francesi. Il film d'apertura è Le Daim, significa il cervo, il daino per la precisione, Deer Skin in inglese, è di Quentin Dupieux. Quentin Dupieux è abbastanza famoso, credo, come DJ, Mr. Oizo, per intenderci. Vi ricordate il pupazzone giallo, Flat Beat? Quello lì. E però da un po' di anni fa anche il regista, ed è un regista molto particolare, molto sui generis. Un regista che utilizza l'umorismo surreale, il grottesco, il bizzarro, anche molto spinto, molto forte, per raccontare, come dire, per mettere in scena delle follie estreme che dicono però qualcosa sugli esseri umani, oppure, come dire, per mettere in scena un modo di fare comicità anche semplicemente diverso, originale. In questo caso fa un gioco ancora diverso. Il protagonista è Jean Dujardin, che interpreta un uomo che sta fuggendo dalla sua vita, non è chiarissimo perché, e che entra in fissa con una giacca di daino, 100% daino. Ma proprio entra in fissa, nel senso, non solo perché ci spende un casino di soldi, ma perché ne diventa ossessionato, talmente ossessionato da parlare con questa giacca e da sentire questa giacca che gli parla, come se fosse il personaggio di un horror di Edgar Allan Poe, in un certo senso. E a un certo punto lui si rifugia in questo paesino di campagna in cui finge di essere un regista per sfuggire a tutto, e comincia ad essere ossessionato da quello che dovrebbe essere il sogno della giacca. La giacca gli comunica che è un sogno, quello di essere l'unica giacca esistente al mondo. E allora il film racconta, come dire, la follia che porta quest'uomo a cercare di realizzare il sogno della giacca. Di base, io ve la racconto così, e poi per quello che succede nel film, è un film horror. Come dire, un film su un... non ve lo posso dire perché è veramente spoiler, perché... però insomma un film horror, cioè su questa ossessione feticistica per un oggetto che diventa appunto follia. E però è interessante come Dupieux innesti in questo contesto da horror, in cui appunto c'è le bugie, la violenza, l'orrore, la morte, innesta il suo umorismo completamente, cioè il suo modo completamente straniante e spiazzante di raccontare, per paradossi e per appunto, come dire, con scelte di umorismo completamente surreale e fuori di testa. E come sia proprio, come dire, l'umorismo e questo essere esplicitamente, no, fare il doppio gioco tra un mondo narrativo e l'altro, sia il tema del film, perché è un film che racconta anche, parla anche di cinema, è un film metacinematografico, come, vabbè, insomma, non è una grande novità. È interessante però come il metacinema diventi anche un modo per riflettere sull'identità. Come si costruisce un'identità? Come gli oggetti portano fuori l'identità, la vera identità di una persona? E che è un tema curioso su cui Dupieux ha riflettuto. Se penso al suo primo film Rubber, in cui il protagonista era uno pneumatico, questa cosa è una giacca di cervo. E come questo lavoro sull'identità, questo modo di raccontare l'identità umana, sia anche il modo di raccontare il cinema e di rifletterci. È come forse sia lo stesso Dupieux che abbia bisogno di oggetti, di feticci per esprimersi. È un film molto curioso, è un film allo stesso tempo divertente ma straniante, è un film che ti spiazza nel momento stesso in cui ti provoca una reazione, e per questo è curioso e interessante. Se uscirà, se arriverà in qualche modo, vi consiglio di darci un'occhiata. Ciao a tutti.